grande amici del tubo. Ben ritrovati qui su 10 minuti ragazzi. Siamo qui con un nuovo episodio del Board Online. Dopo che l'altra settimana abbiamo cannato l'episodio. Esattamente. Ma c'è qualcosa che non va, direi, no? Scossa? Molto meglio. Bene ragazzi. Scossa? Allora, ci siamo persi ma non ci siamo persi la serie tra Golden State e Oklahoma City. Assolutamente no. Tantissimi di imperdibile, voi, imperdibile. Tantissimi di voi ci hanno chiesto domande a raffica su questa serie, okay, che vi passerò insomma in pressione, le metterò da qualche parte. Intanto noi ne parleremo un po'. Mm. Allora, io penso sia stata una delle più belle serie di playoff che abbiamo visto degli ultimi anni, degli ultimi anni. Proprio una serie super combattuta, tutte le partite molto tese, molto tirate, molto belle. Anche sono mancate forse partite proprio che si decidono un po' all'ultimo secondo. Sì, ma proprio sai quei canestri di buzzer. Vero. Sì. Però molto combattute tutte le partite. E anche un po' sporca, perché è bella anche quella, quando c'è qualche contatto, un bel calcio di coglione di Green, qualche gomitata. Steven Adams, ragazzi! Robe che vogliono. Che gioca con la mano rotta. Tutti col baffo quest'estate. Comunque con le 6 è rimbalzato da 3-1. Ce lo aspettavamo? Boh. Potrei dire sì, ma in realtà no. Cioè, no, sul 3-1 che sì, io pensavo fosse finito. Sì, ma speravo di no, ti dirò. Aver detto sì, mi piaceva di più se fossero. Ti dico, io pensavo vincessero già 4-1, poi ho detto bom, vincono in casa. Ci poi sta, 3-3 ho detto bom, ma gliela sfangano là. Invece niente. Ma come hai detto tu, l'Art of Champion vale anche questo. Cioè, quel nano malefico ce l'ha fatta di nuovo. Ahimè, sì. Il mio MVP della serie è Anderson Varejão. Col crossover in gara 7. Ma come ha dominato gara 7 in 5 minuti di gioco. Beh. È la girata. Beh ragazzi, comunque insomma, adesso si potrebbe tanto recriminare sui falli di Green, sulla mancata sanzione. Sì, no, però. Insomma, possiamo dire che Oklahoma ce l'aveva in mano gara 6. Esatto. E l'ha un po' gettata alle ortiche. Quindi Green o non Green, diciamo che sono stati un po' più Westbrook che Durant a buttarla via. Dopo più uno più l'altro non saprei dire sinceramente. Detto ciò ragazzi, cominciamo con le domande per questa settimana. The question. Allora, dove vedete bene un giocatore come Scal Labisiere, Francesco Giannetti? A questo risponde il nostro esperto. Io l'ho visto giocare un paio di volte, lo vedrei bene in una squadra tipo Phoenix, che non ha un lungo, un numero 4 decente, diciamo, che ha anche un po' di scelta al draft, quindi esattamente. Ma prime 10, seconde 10, ultime 10 del primo giro, buttamela io lì. Ti dirò a metà, dai, del metà. Primo giro. Seconde 10. Seconde 10, sì, quindi diciamo fixa secondo il tempo. Prossima domanda, c'è The King di non stessa cosa, ma The King, Larry Bird o Kevin Durant? Perché? Visto che si parlava di Oklahoma City Thunder. Allora, come sempre, questi paragoni vanno fatti alla fine della loro carriera, no? Cioè, adesso non c'è neanche paragone, ma penso che neanche a fine carriera ci sia paragone, se almeno che Durant non vinca 6 titoli, vinca 3 gare dentro da 3 punti, ci metta vicino 2 MVP, e allora potremmo dire che Durant è meglio di Bird. Come ha detto Durant prima di gara 7, I'm a professional scorer, tanta roba. No, diciamo proprio lui è il realizzatore puro, sì, Durant, in tutti i sensi. Bird, uomo franchigia, leader, tutto. Larry the Legend, basta. Comunque un bel paragone questa domanda del Bond the King, perché comunque cioè nel senso, due alti, si assomigliano nel senso, sì, ecco. Sono giocatori che sono abbastanza appaiabili, seppur in diverse ere, ovviamente. Prossima domanda, c'è Riccardo Brenna che ci chiede: cosa ne pensate della stagione appena conclusa di Serie A e di Cantù? Un saluto, quindi. Cantù. Ciao caro. Ci risponde adesso, dopo l'esperto di college, abbiamo l'esperto di Serie A. Io non sono esperto di assolutamente niente. E quindi dica il Cantuccio. Posso dire che Cantù è un giocatore futuribilissimo, come Avoudou Abbas. Molto forte, molto forte. Che tra l'altro io ho avuto la fortuna, lui non saprà ovviamente, ma io ho avuto la fortuna di vederlo giocare al 3 contro 3. Detto questo, Cantù secondo me è sempre stato negli ultimi anni una buona piazza, e con Trinchieri avevano fatto delle buone squadre. Poi negli ultimi hanno anni hanno un po' perso il filo del discorso. Sono cambiati tanti giocatori. Diciamo che alla fine adesso hanno cambiato presidente da poco, è arrivato un russo che dovrebbe cacciare un po' di soldi. Però il presidente è un po' pazzo, nel senso video, ho visto che lui va dietro la panchina a dar consigli ai giocatori, cose un po' così. E va simpatico. E quindi hanno finito la stagione un po' così, comprando qualche giocatore qua e là, ma dovrebbero secondo me dal prossimo anno ripartire e fare una bella squadra.
se ci sono i soldi, di solito se prendi i giocatori giusti, puoi fare una bella stagione. Cantù potrebbe avere un futuro roseo. Molto. Oh, diciamo. Che bello. Oh, adesso è un episodio del Borderline felice. Prossima domanda, ragazzi. Abbiamo Simone Guadagnoli. Secondo voi, qual è la rivalità tra due squadre NBA più bella di sempre? Ok, sentiamo l'esperto. Diamo anche una motivazione. Io sono l'esperto di rivalità. Allora, è facile e banale dire Boston Lakers. Scontata, banale. Sì, esatto. Però sta di fatto che è la più grande rivalità di sempre. Purtroppo sì. Penso in tutti i livelli sportivi americani sia la più grande rivalità. Poi non mi intendo di baseball e football, ma penso che insomma. Poi altre rivalità ci sono state, ci sono tuttora e secondo me... Ci sono forse per brevi periodi però magari, sì. No? Sì, quando due squadre hanno due squadre forti, con i controcazzi. Per qualche anno, sì. Esatto. È stata molto bella quella Miami-Indiana di qualche anno fa, se però a senso unico. A me piaceva molto Sacramento-Los Angeles Lakers a inizio anni 2000. Anche quella a senso unico, se vogliamo. Sì. Mi è piaciuta molto anche quella. Poi bon, ci sono i derby texani, insomma. E io ti cito una perla da San Antonio, sì. Io ti cito una perla che è durata una breve parentesi, un 5 anni così. Detroit dei Bad Boys con Michael Jordan. Bella. A fine anni 80 inizio. Quella con risultati alterni, anche. Sì, sì, appunto. È stata bella anche quella di Indiana contro i New York Knicks. Quella di Pat Ewing. Poi Francesco Elia, che ci aveva già fatto una domanda, sì. Non mi ricordo in che episodio, forse Francesco? Nell'ultimo. Domande esistenziali. Boh. Premiato per la per l'originalità. Ci chiede: se doveste dare a un giocatore NBA il soprannome di spettacolo vivente, a chi lo dareste? Allora, partiamo dal fatto che c'era uno che aveva questo soprannome, che era Dominic Wilkins. The Human Highlight Film. Adesso che ormai Vince Carter è andato un po' in vacca. È bravo, ho pensato subito anch'io a lui. L'avrei detto a mani basse proprio. Lance Stephenson. Però magari nella versione di due anni fa. Esattamente. Quella di quest'anno. Spettacolo vivente. Abbastanza appena. Born Lady, spettacolo vivente. Non saprei, non so, spettacolo vivente puoi interpretarlo da più punti di vista. Sì, atletico. Beh, io dicevo da quel punto, dal punto di vista della pazzia. Sì, allora, magari dal punto di vista atletico io potrei mettere magari Gerald Green, di due anni esatto, fa. Esatto, anch'io ho pensato a Gerald Green. Dal punto di vista da, bello da vedere, che è uno spettacolo, boh, un Kobe. Kevin Durant. Sì, Kevin Durant, insomma, così. Comunque secondo me è uno spettacolo, la definizione totale di spettacolo vivente va data perché a parte che dà spettacolo quando arriva e quando se ne va dalla partita per i vestiti, per come si veste, dà spettacolo effettivamente per come, cosa dice, come lo dice l'intervista, è famosissima quelle le facce che fa durante le interviste, come gioca, cosa fa quando segna, cosa fa quando sbaglia i suoi cazzo di presentazioni de merda con Carlo Pirelli. I balletti de merda lì così, insomma, secondo per me lui perde le partite, per come le vince, per come fa tutto, lui vive così e secondo me lui è perfetto per questo showman ed è perfetto per i Los Angeles Lakers. Prossima domanda, ragazzi. Andiamo con la Marcord e con le lacrime virili. C'è Lorenzo Di Leo che ci chiede: se Drazen Petrovic non fosse morto, sarebbe diventato una stella NBA ai livelli di Jordan? Allora, a livello di Jordan non c'è nessuno a livello di Jordan. Sì, esatto. Però nell'elite del basket NBA io penso di sì. È già ricordato comunque anche dall'altra parte, che è difficile per un europeo essere ricordato. Soprattutto 30 anni fa. Esatto, quindi secondo me nel giro di 1-2 anni poteva veramente diventare... Sì. Allora, il Nowitzki di turno, il Pau Gasol di turno. Sì, e soprattutto giocava in un'epoca in cui... Cioè è stato lui che ha, diciamo, aperto la strada, lui o qualcun altro. Esatto. Ai giocatori europei. Sì. Comunque no, se non sapete chi è Drazen Petrovic, stoppate il video immediatamente. Sì, male. Aprite un'altra finestra, andate a vedervi. No, aprite la finestra e buttatevi. E la prossima domanda ce la fa questo Luke J7. Vabbè, no, basta cosa. Cambia nome, basta. Luca che ci metto mezz'ora a chiamarti. Secondo voi la carriera di Carmelo Anthony è finita? Rimarrà a New York? O andrà in un'altra squadra? Allora, Carmeluzzo, non ci abbiamo mai parlato. Ragazzi, io ho un debole per Carmelo Anthony, ve esatto. Lo dico. Cioè, loro hanno un debole per Carmelo Anthony. Non posso... Io ho sempre avuto un debole per Carmelo Anthony, già da quando stava a Syracuse e ha vinto da solo la finale di college. È arrivato Denver, effettivamente sembrava facesse i numeri, prima con Billups, poi... No, prima con Everson, poi con Billups. Sì. Prima senza nessuno. Una finale di conference. Sì, persa contro i Lakers.
E poi da lì New York, ragazzi, è stata la pecca della sua vita. Se lui avesse avuto la possibilità, come l'ha avuta, di andare via da New York e fosse stato in un'altra città, l'avrebbe già fatto. Sarebbe andato via, lì si rovinerebbe un po' l'immagine, perché cioè torna a casa con tutti i proclami, vince, eccetera, e poi te ne vai via. Cioè è lo stesso discorso del perché secondo me LeBron non andrà mai via da Cleveland. Comunque aspettate. Anthony, secondo me, beh, come abbiamo detto nell'altro video, che se non avete visto andate in descrizione, abbiamo fatto l'altro giorno assieme, come ha detto Durant, anche Carmelo Anthony è un professional scorer, una macchina da punti. Io ti dico, una fino a qualche anno fa, prima che arrivasse Durant, lo mettevo al primo posto dei migliori attaccanti. Ma secondo me lui è ancora nei primi tre migliori attaccanti. Tre migliori tre adesso, cioè, però adesso. Prima, fino a qualche anno fa, il primo. Sì, qual è la differenza? Il problema, secondo me, di Carmelo Anthony è che ha sempre fatto 30, 40, 30, 40, 30. Però, a differenza di LeBron, se gioca con i scarsi, LeBron li fa giocare bene. Sì, o comunque sì, li sì. porta sulla non parte. Non migliora i propri compagni. Anthony fa 30 e fa compitino. Compitino, esatto. Cioè, sì, compitino, ok. No. Giocando da fermo, giocando isolamenti, giocando perché è tecnicamente più forte degli altri e basta. Ultima domanda, che in realtà non è una domanda, ce la chiede Gianluca Bosseggia e ci chiede: a voi piacerebbe uno Star Game Europa dell'Est contro Europa dell'Ovest? non lo so, vabbè. Vabbè, dai. Chiudiamo così. Torniamo nella guerra fredda di 30 anni fa. Torniamo così, questo episodio del Bolt Online. Tutti gli americani vengono a giocare in Europa durante la pausa dello Star Game, visto che non giocano. Provocazione della settimana. Provocazione della settimana. Vai. Allora, ve la dico così. Ne avevamo già parlato in qualche video scorse settimane. Sì. Ok, si è perso. Tutti ne parlano. Cosa farà Durant? Cosa farà Westbrook? Io ve la butto lì. Westbrook a Los Angeles, Durant a Boston. Tra tre anni, finale Lakers-Boston. Westbrook da una parte, Durant dall'altra. E spettacolo! Pippe a due mani così. E secondo voi, Westbrook e Durant? Detto ciò, speriamo vi sia piaciuto. Lasciatemi nei commenti, iscrivetevi al canale, i social, tutto lo shop delle magliette, tutto in descrizione. Quindi andate in descrizione per trovare tutto quello che volete. Ci vediamo il prossimo lunedì con un episodio del Bodo Online. Ancora qui, su Bodo Online. Bella! Buona, Muli!